Ma lo sai tra i miei amici chi c'ho su Facebook? No, chi c'è? Da un po' di tempo. Chi c'è? Giuliano Catano. Ah sì. Ma te lo sai che ho riscoperto questa persona che pensavo fosse una persona inutile, futile, inetta, che pensavo solo in femmina. Invece è una persona che si interessa del sociale, interessante, intelligente, ama anche il cinema e ne capisce pure, non è, sai, i classici intellettuali, bravo. Chi l'avrebbe mai detto? No, guarda, devo essere sincero, sono abbastanza contento, anzi. Vabbè, ma questa com'è? Sul lavoro non si può mai dire di conoscere bene una persona. Ah, assolutamente, infatti. Poi, per esempio, non sapevo che fa anche del bene, sì, alla Caritas, delle opere... Volontariato. Ah, è vero, ma lo sai per tutto allora? No, vabbè, mi immaginavo, insomma. Ma infatti sai che ho pensato di fare? Di fare un'amicizia proprio reale con lui, cioè basta con questo cyberspazio, solamente conoscerci in maniera, come dire, superficiale su Facebook. Come potete, sai che dico? Vado da lui nell'orario di mensa, oppure poco dopo, c'è un caffè, ci facciamo due chiacchiere. Da lui direttamente? Di persona, voglio conoscere, cioè basta, voglio frequentare personalmente, insomma. Non so se è una buona idea. Perché? Ma potresti avere qualche delusione, sai, magari poi di persona sul lavoro ha un atteggiamento diverso e poi meglio che continui questa frequentazione online, no? Ma che discorso? Se una persona è così anche nel sociale personale, nella vita normale. A proposito personale, se il personale poi ti vede che vai da Giuliano Catano, pensa che, sai, chissà che c'è qualche interesse o che avete qualche attività voi due. Persone dell'azienda. Persone dell'azienda. A casa non porti persone dell'azienda. Vabbè, ma sai, state lontani, lui sta all'altra palazzina, ma finché si insospettisce. Ecco, sta in carcere, che rubati gli uni, ma vediamo che dici, dai, è un'azienda, anzi, forse il personale dovrebbe in qualche modo essere contento che ci si conosce anche se siamo a distanza. Ma che mi importa a me sul personale? La persona in sé è una bella persona, perché non dovrei... Ma io non lo farei. Ho capito che non lo faresti, ma io invece sì, vieni per tu e magari... Poi c'è un altro fatto. Anche tu, un altro fatto. C'è un altro fatto. Cioè Giuliano Catano. Sono io. Giuliano Catano. Sono io. No, ok. Sono io Giuliano Catano su Facebook. Come se tu sei Ferdinando? Io ho creato il profilo di Giuliano Catano su Facebook. Per finta. Per farti uno scherzo, un po' di mesi fa ho creato il profilo di Giuliano Catano e ti ho chiesto l'amicizia e tu poi hai boccato. Perché ti fermi? No, perché... Cammina. Come hai boccato? Cioè, io ho boccato, tu hai fatto lo scherzo. Ho fatto lo scherzo, vedi, se abboccavi che ci credi veramente Giulio Catano, facevo tutte queste cose. Capito? Sei tu? Sono io. L'hai fatto per farmi abboccare? Ma stai bene? Perché? Ma si può fare sta cosa? Ma che si può fare? Ho fatto uno scherzo, mica è una cosa grave. Cioè, ho preso la foto di Giulio Catano che avevo. L'ho messa su Facebook, ho inserito la sua data di nascita, i suoi dati personali, l'indirizzo, le scuole frequentate, allora, e così si è diventato. A parte il fatto che secondo me, se quello se ne accorge, ti denuncio e tu vai in galera. In galera, che se no non si fa. Ma poi prima di andare in galera, per dire, ti consiglio, secondo me, vai da un medico, uno specialista, qualcuno che cura la testa. Ma che grazie ragionamento! Ma che scherzo! Ma che fa ridermi? Ti ha fatto ridere quando ti ha boccato? Ma sì, mi sta divertendo, perché tu poi hai creduto, ciao Giuliano, anche tu su Facebook, mi faceva ridere questa cosa. Sei pazzo. Poi proprio a Giuliano Catano, che è una persona così squisita. Ma sai che fa modo a lui e gli vado a dire questa cosa, perché non si merita una persona come te, lercia. Ma come glielo vai a dire? Se glielo vai a dire, quello mi denuncia. E fa bene, perché è una brava persona, si occupa del sociale, fa cose interessanti. Poi è un colto di tutto, di cinema. Sì, un animo puro. È un animo puro, perché fa male a qualcuno. Allora sapesse che questo animo puro stamattina ha mandato una canzone di Elton John a tua moglie per fargli gli auguri del compleanno. Sapeva pure che compleanno di tua moglie. A mia moglie? A tua moglie. Sapeva pure il compleanno. Sì, hai capito? L'animo puro. Ma io sei proprio un disgraziato, su Giuliano Catano. Hai visto? Ma sempre io però come Giuliano Catano, eh? Vabbè, sempre tu. Ma il mezzo qual è? Giuliano Catano. Lo strumento qual è? Giuliano Catano. L'arma del diritto qual è? Giuliano Catano. E chi c'è altro allora? A Giuliano Catano. A Giuliano Catano. È vero o no? Ma tra l'altro ho visto pure che lui è amico di tua moglie.
Sì, infatti. Hai visto? Pure mia moglie l'altra volta a San Valentino. Io ho mandato i fiori. Ma non mandato i fiori. Giuliano Catania. E lei li ha accettati. Lei li ha accettati. Allora che. Allora scusi, il mezzo qual è? Giuliano Catania. L'arma qual è? Giuliano Catania. Lo strumento chi è? Giuliano Catania. E chi è Mavat? Ah, Giuliano Catania. E chi è Mavat la Giuliano Catania? Sto bastardo. Bastardo. We'll be right back.